Siamo in diretta, buongiorno, una diretta in un orario particolare perché la mia regista, ciao Cinzia, che sarà a casa che mi guarda, mi ha detto questa settimana posso solo mercoledì. Oggi abbiamo questa cosa qui noi, praticamente la giornata del Market Garden, dove ho invitato tantissime signore a vedere questo lavoro. Vedete che io ho cercato di portarmi avanti il più possibile. Barbara, ti prego non fare vedere gli incroci che ce ne fosse venuto uno, però oggi pomeriggio avevo in mente un'altra cosa. La Barbara che viene da Biella doveva venire stamattina perché stiamo facendo un lavoro spettacolare, già ritirato tutto, e ne ho approfittato. Ho detto quanto, a che ora puoi andare a casa? Ah, tardi. E allora, diretta al mattino, con una faccia addormentata, sono stanchissima, però si fa. Si fa il porta tablet che può essere da Porta spiaggia, cellulare. scusate, porta cellulare, che può essere da spiaggia, che può essere un porta cellulare da borsetta, anche perché, come per il tablet, il mio cellulare funziona. Questa volta, quindi, questa dimostrazione di oggi la farò uno con il binding, perché guardate rispetto a questo come vengono rifinite meglio, guardate questo, 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 come vengono rifinite meglio con il bordino di chiusura finale. Io ci ho provato a rivoltarlo perché è un lavoro più veloce, perché non bisogna cucire a mano, ma tra l'altro non bisogna cucire a mano, però questa bisogna comunque chiudere, ma non mi soddisfa neanche un po'. Seconda cosa. Quando io lavoro e rivolto, guardate cosa succede, soprattutto quando uso il laminato, la plastica. Uno, ho rivoltato e si è un po' tutto accartocciato, anche perché ho dovuto rivoltarlo due volte perché ho sbagliato. Ho dovuto quindi fare tutto un contorno perché mentre io rigiro deve essere un po' più morbido. Con il binding, guardate, io metto, la Barbara non sa più dove guardare, non era preparata. Con il binding io metto questo, non rigiro niente, negli angoli è chiuso perfettamente, si piega, non ha pieghe, non ha stropicciatura, non si può stirare questa. Quindi è vero che io devo ribattere a mano, quanto ci metto? Un quarto d'ora. Quindi non un quarto d'ora, mezz'ora. Tu, io, mezz'ora, anche Io tu. un'ora e mezza. No, perché tu lo metti lì e sul divano da solo non lavora. Quindi adesso vi faccio vedere, l'ho già perso, praticamente la stessa struttura di questo. Sul sito trovate il portatablet, carta modello, solo carta modello, non ho messo il kit, non mi ricordo. Date a guardare, poi semmai sempre cellulare e mi chiedete informazioni. Questo troverete il carta modello, ma troverete il carta modello che poi tranquillamente vi potete modificare perché voi. Se da questa misura tagliate qui, quindi non utilizzate tutta questa parte, vi viene il portatablet, scusate, il portacellulare che non si piega. E quindi ancora una cosa molto più piccola. Io adesso in dimostrazione lo faccio di nuovo che si piega, ma è veramente Eccoli. semplicissimo da fare. Allora, a questo punto vi spiego il procedimento. Il retro con l'imbottitura trapuntato a piacere. Guardate, ho fatto proprio delle linee a casaccio, me lo sono spillato bene, poi ho tagliato l'eccedenza, ma ho fatto delle linee a casaccio. Questo è quello che noi chiamiamo esterno. Io qui non so come, ho sbagliato le misure 150 volte. E ho attaccato un po' di pezzi assieme. Praticamente vi darò la misura del pezzo finito che diventerà grande così, e voi con tutto quello che volete potete fare una sorta di patchwork. Vi ricordate il patchwork Crazy? Partendo dal pentagono, tutte le fette attaccate. C'è un video vecchissimo, però si può fare in quel modo. Si può fare la log cabin, si può fare tutto quello che si vuole. Facciamo fuori anche tanti avanzi. Una volta che io ho sistemato questo, me lo metto guardando la mia imbottitura,
Questo è quello che nel cartamodello, dritto, sì, che nel cartamodello viene chiamato, lo chiamo supporto. Supporto perché? Perché è tutto quanto mi servirà per appoggiarci taschine, per appoggiarci tutto quello che vogliamo. Allora, di nuovo, come per il portatablet, il pezzo di laminato e poi questo pezzo, vi faccio vedere come lo stiro. Allora, piegato in metà, quindi io qui avrò la mia linea, di nuovo piegato in metà, di nuovo piegato in metà, quindi gli estremi sulla metà e poi ancora piegato. In questo modo mi sono fatta un bordino che col mio laminato infilo fino in fondo, Wonder Clip, e vado a cucire. Scusami, ho fatto... E vado a cucire. E andiamo a cucire. Quindi questa è, poi col laminato è molto diverso rispetto a un tessuto, quindi il laminato lo sapete che più di così sentite proprio la rigidità del pezzo. Senti, che, l'ago? Un 80? Io l'ago ho lasciato normale, il 70 che uso. Ah, ok. È proprio solo uno strato di laminato, quindi. E vado piano piano a fare la mia cucitura sul bordo. Allora, questa macchina ieri non infila più l'ago automaticamente, quindi speriamo che non succeda niente, perché se no dobbiamo raccontare le barzellette intanto che io ci metto a infilare l'ago, che non vedo. Presto gli occhiali. Ce li ho qui da parte, però tu non mi riprendi quando metto gli occhiali. Ma figurati, perché? Così. Allora, io ho fatto questa cucitura. Quindi questo, vabbè, io vi faccio vedere in base al cellulare, non è una parabola, però... più o meno questo è la larghezza del mio cellulare. Questo andrà proprio a filo del mio quello che vi dicevo, si chiama, io ho chiamato supporto. In questo modo devo andare ad attaccare la cerniera, come ho fatto qui. Quindi, come abbiamo fatto nel portatablet, sarà comunque una cucitura a filo senza andare troppo vicino, perché poi la cerniera si incastra, ma questo è un modo semplice per attaccare la cerniera e lasciarla così sistemata. Questo altro pezzo è questo, striscia di tessuto che io ho piegato così, guardate, così, così e così, in modo che qui ho fatto l'orlino, il pezzetto è bello, il primo pezzo l'ho attaccato alla cerniera, l'altro lato, così, lo attaccherò al mio supporto. In questo modo, questa attaccata, questo attaccato, apro la cerniera, tanto la lasceremo aperta poi, io il telefono riesco a infilarlo da qui, ma ho anche un po' di gioco qui, quindi mi si apre un po' di più, è piatto, non ha alzatine, quindi devo fare un po' d'attenzione. Insomma, il telefono ci deve poi passare comodamente. Quindi andiamo a attaccare la cerniera. Quindi adesso le Wonder Clip pur sono comode, ma non vanno bene, devo mettere gli spilli. E vado a fare questo lavoro. Vado. Quindi vado a prendere il mio riferimento è la plastica della mia cerniera. Il piedino l'ho messo tutto vicino, ma devo spostarmi l'ago. E lo facciamo a 6, 6 e mezzo. Comincio e cucio. Non so come ho fatto a non beccare lo spillo. Come vi dico sempre, per piacere, stoffa rossa, filo rosso.
evitate di vedere le curve se fate la cucitura un po' storta. Ora sono andata sulla plastica. Parlo e non faccio attenzione e faccio casino. Vado un po' lenta perché, come vi dicevo, non ho cambiato l'ago, quindi faccio un po' d'attenzione e sono arrivata ad attaccare quello che è la mia tasca. A questo punto ho bisogno di prendere solo il supporto, vado a ristirare, perché l'avevo stirata ma non ha tenuto niente, vado a ristirare questo piccolo bordino, a caso saranno 5 mm, insomma, questo potete regolarvelo voi tranquillamente. Secondo me ci sono questi signori che vogliono entrare, come sempre. Quindi se entrano, sospendiamo, ci salutiamo e ci vediamo fra un attimo. Mi spiace, ma ok. Allora, vado a rifilare il tutto così e così. Devo sistemarmi il meglio possibile questo lavoro. Allora, siccome ho fatto il bordino finissimo, devo ricordarmi che non devo andare ad esagerare sulla cucitura, ma deve essere più piccola di questi 5 mm. Però ce la facciamo. Ok, bello, non stirato questo pezzo, fantastico. Ok. Vado a fare la mia cucitura, a questo punto lo sposto il più in là possibile e vado anche un po' ad occhio. Non è vero, andava bene così. In questo modo io ho veramente creato, cioè, la tasca. Monica che ci saluta, anche se dice che non ci può guardare in questo momento. Fa niente, ci guardi dopo. Ma la Monica, Monica? La nostra Monica. La nostra Monica. Ciao Monica. Allora, cosa ci mettiamo in questa cosa? Porta cellulare da spiaggia. Magari soldi, magari, non so, cioè magari delle cose comunque piatte. Posso fare anche una piccola bustina. Prendo un pezzo di stoffa, faccio l'orlino in alto così e me lo cucio. Naturalmente un po' più grande di questo, ma un orlino così e vado a cucirmi una tasca così. Posso farmi una tasca con la pattina. Vi ricordate il portamatite che avevamo fatto? Mi faccio la struttura, la pattina che scende, il bottoncino a clip, il velcro, per non esagerare a mettere la cerniera, perché secondo me non ne vale la pena. Qui potete qualsiasi cosa che comunque deve essere abbastanza piatto, nel senso che stavo pensando per esempio alla crema da sole, no, perché è spessa, però magari il burro cacao sì, ci può stare. Io per ora lo lascio così. È comunque una cosa che effettivamente faccio una bustina diritto contro diritto. Proviamo a pensare un 10 cm per 12 rivolto. Eventualmente, se io sto usando questo e dico cavoli, potevo fare una bustina per mettere i 5 euro del gelato, lo cucio a mano. Quindi senza andare di là, no, la Barbara non lo cuce a mano. Sì, lo cuciamo a mano. Quindi si può tutto. Io adesso, per Milena ci saluta. Ciao Milena. Qualsiasi ora della giornata ci segue. Bravissima, grazie. Allora, a questo punto, come vi dicevo, in questo diritto contro diritto ho lasciato aperta un'apertura piccolissima e poi mi sono pentita perché sono stata mezz'ora a cercare di rivoltare. Apro bene gli angoli per quanto è possibile e poi cucio. Non mi piace, quindi binding. Allora, quello che mi devo ricordare è aprire sempre la cerniera, perché una volta che io metto poi il binding, la cerniera mi deve rimanere all'interno. Fisso
anche all'interno, tanto poi dopo riusciamo a toglierli, ma ho bisogno di fare in modo che la cerniera non si apra, quindi vado a fissare questo, vado a fissare un lato e l'altro. Questo lo posso fare solo qui, perché se lo fisso qui mi buco il laminato. Partiamo con il binding, che pensavo... Allora, facciamo una cosa, non il binding a sbieco stavolta, così facciamo prima. Ricordatevi, vi ricordate, nell'ultimo, il porta tablet, avevo fatto il binding a sbieco, quindi al limite andate a rivedervi quella diretta. Allora, facciamo il binding, adesso faccio una linea in verticale tranquillamente, lo piego in due. Purtroppo pensavo che mi bastasse, invece ho dovuto farlo giuntare. Allora, adesso lo pieghiamo in due. Dobbiamo ricordarci di mettere i gancetti. Gancetto che servirà questo. Aspetta! Per un progetto che ho in mente, magari la prossima settimana o fra 2 settimane. Quindi questo qui sarà poi un qualche cosa che si userà assieme a questo portatablet. Quest'altro gancetto l'ho pensato soprattutto, vedete, questa è una stoffa un po' da ragazzino, un po' da bambino, per proteggerlo un po'. Quindi se io questo portacellulare lo metto così, è un po' più chiuso, mi sta meglio nella borsetta, mi sta meglio, non abbiamo la chiusura come quelli in pelle che rimangono chiusi. Ma stavo pensando, se tu sgancia, infila nell'altro gancetto, metti in borsa e lo attacchi a qualcosa della borsa, non te lo è rubano. È il progetto della prossima settimana. E tu dimmelo fuori. E quindi non sarà della prossima settimana, ma sarà fra due. Non so quando io avrò, cioè queste dirette quando andranno avanti, perché queste signore, queste registi, adesso non mi vuole più adesso. Adesso non parlare più. No, non è vero. Allora, 6 cm di binding piegato in due, andiamo a farne fino a un pezzo, tanto cioè, mi sembra che io ho l'ossessione del binding, ma anche voi dovreste averlo capito e ricapito e ricapito, perché comunque ve l'ho spiegato in tutte le salse, quindi in teoria sono un po' noiosa. Allora, avevo fatto qui il segno del gancetto, lo metto all'interno così, quindi lo mettiamo in questo modo. Devo mettere anche qui degli spilli, ho già troppi spilli per i miei gusti. Devo mettere anche qui uno spillo per fermarne uno e poi lo metteremo per fermare l'altro. Questo spillo però, quando io vado a cucire, dimmi. Per fare un piccolo zigzagino qua? Anche lo posso fare prima in modo che poi dopo è fissato, però siccome, guarda, siccome poi a me scappa lo stesso, allora siccome non sono capace, lo spillo lo mettiamo al contrario, in modo che... E infatti vedi, anche Milena dice che sono troppo avanti, siamo telepatiche. Ma troppo avanti. Poi ho sempre le registe che, poverine, siccome non è il loro lavoro, hanno poi degli altri impegni e quindi io cerco di fare le cose per impegnarle il meno possibile, no? E poi mi dicono, ma stai tranquilla, ho capito, però... Cioè, nel mio caso tipo sfamare la famiglia. Ecco, giusto. Tipo dopo un'ora di macchina. Sì, quindi, 45, dai. Va bene. Per me sarebbe un'ora. Allora, qui quando voi fissate qualsiasi cosa, ricordatevi sempre, non è un, cioè nel senso che non sono errori, sono proprio dimenticanze. Non dovete andare a fissare sul laminato perché poi si vede. Allora, dobbiamo, sapete che cosa faccio? Anche questo lavoro qui. Perché magari un po' me lo ferma, perché sennò va a finire che vado a cucirlo, rompo non solo l'ago, anche la macchina. Allora, facciamo in questo modo, io cucio di qui in modo che poi ribatto di là. Fate sempre questo ragionamento, perché se io avessi fatto il contrario, io cucio di qui, come faccio a ribatterlo di qui a mano? Quindi devo cucirlo davanti.
Allora, beh, ve lo spiego ancora una volta. Se staccate il video e andate a cucinare non mi offendo, perché veramente questo oramai lo sanno anche i muri. Allora, non parto mai da un angolo, ma parto sempre da un lato, preferibilmente il lato lungo, su questi oggettini piccoli, e faccio tutto il mio giro di binding. Vado tranquilla qui in questo spazio, perché comunque c'è solo supporto, imbottitura ed esterno. Devo fare un po' piano qui dove ho i gancetti. Scusate, ci sono, ogni tanto mi vengono dei dubbi. Faccio così, ho tutto il mio biscione sulla destra, lo porto in alto, formo l'angolo a 45 gradi e lo riporto in basso, poi vi faccio vedere di nuovo anche gli altri. Qui devo fare molta molta attenzione perché sotto ho i gancetti. Naturalmente non tenerlo a portata di mano il sesto dito, ma fa niente. Vado a controllare che sia tutto a posto, che sia tutto piatto. Qui vado piano 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 piano, perché effettivamente l'ago non so dov'è. Attaccata alla macchina. Lo spillo. Mi prende in giro la Barbara. Poi mi viene la depressione. Allora, poi risistemo. Io gli ostacoli li ho superati. Sarà fissato anche poi sul davanti questo gancetto, però effettivamente potete fare lo zigzag o qui potete andare avanti e indietro in modo da fissarlo di più. Quello l'altra volta, forse per il porta tablet, dopo il binding avevo fissato con uno zigzag qui, quindi si può, quindi questo lo possiamo togliere. È un secondo momento, dopo l'avevo fatto dopo. Aspetta che magari faccio vedere bene. Ah, scusate, rifai. Allora, aspetta, passo di qua, tutto, scusate, tutto comoda. Che vi gira. Allora, tutto sulla destra, vado in alto, formo il mio angolo a 45 gradi, cerco di essere il più precisa possibile, scendo, a questo punto io vedo, questo è un bell'angolo di 90 gradi e questo è un altro angolo bello di 90 gradi, da qui vado a fare la mia cucitura. Adesso ti dico cosa ho fatto l'ultima volta. L'ho fatto al contrario. Si può fare? No, perché poi non si apriva più. Cosa vuol dire l'hai fatto al contrario? Invece di portarlo su lo porto così. Poi l'ho riportato indietro, ovviamente non si apriva più. Succede. E invece una signora che aveva fatto il corso base, dove questa è l'ultima lezione, dove insegno a fare il binding, aveva fatto poi un altro lavoro e mi ha detto: io mi vergognavo a venire a chiederti come si faceva. È normalissimo. Considerate che si fa, vado piano perché c'è la cerniera, e considerate che voi fate il corso base, ci mettiamo un mese, 2 mesi, 3 mesi, anche 6 mesi, perché magari ci sono quelle persone che nel frattempo arriva il Natale, fanno i lavoretti di Natale, insomma ci mettiamo un po'. Io vi insegno il binding. Tra un binding e l'altro, perché magari dopo la prima coperta ne fate un'altra, passano magari altri 6 mesi. È normalissimo non ricordarsi più. Quindi alle clienti, alle mie clienti che fanno i corsi da me, venite tranquillamente a richiedermi il ripasso del binding, perché è normalissimo. E niente, una mia cliente mi ha confessato che è andata a prendere la sua coperta corso base, ha disfatto un pezzo per vedere come si faceva. Non fatelo, venite da me a chiedere che facciamo prima. Fate un video mentre lo fa. Fate un video. Salvatemi. Sai cosa mi ha detto ieri una signora che è venuta qui con me tutta la mattina? Che lei ha creato la cartella Lara e salva tutti i video. Grazie. Però, dai. Allora, vado piano perché ci sono gli spilli. C'è il 4 volte il tessuto dei gancetti. Infatti lo spillo forse l'ho beccato adesso. Infatti non va avanti, superiamo l'ostacolo e vado fino al mio angolo e faccio l'altro pezzetto. Siete stufe? Dobbiamo finire qua. Porto in alto, 45 gradi, abbasso, mi sono create il 90 gradi. Poi qui naturalmente rifilate con la forbice, meglio.
una forbice magari bruttina, ricordatevi che la forbice che usate, preziosissima solo per il tessuto, non tiratela fuori quando fate questi lavori, perché poi vi viene da tagliare anche la cerniera e facciamo un danno. Allora, in questo punto devo assolutamente essere sicura di non aver fatto questo lavoro, quindi di non cucire la cerniera larga, ma continuare a fissarla con il binding, ma nella sua posizione naturale. Quindi vado e ricordatevi assolutamente il cursore all'interno, perché se lo mettete qui dovete poi disfare tutto, o perlomeno potete arrivare fino qui, saltare, quindi non cucire, ripartire da qui e piano piano farlo scivolare dentro. Questo potrebbe anche essere un motivo per non cucire dove c'è la cerniera, però vedete, l'ho già fatto, cioè alla fine non è una cosa difficile. Allora, supero l'ostacolo, quindi quello che a me non piaceva era proprio il rischio di tenere aperta la cerniera. Taglio e adesso devo andare a chiudere questa cucitura. Ho tenuto troppo poco, perché guardate, io adesso devo fare questo lavoro. Non vi spaventate, col tessuto americano si fa, disfo un po' e adesso ho più comodità di andare a cercare la mia misura. Allora, ricordatevi che qui dico sempre, non demoralizzatevi se fate una cucitura e poi dovete farne un'altra. È normale, perché non abbiamo un metro di riferimento per decidere giusto. Sarà comunque una cucitura giusta, ma sbagliata impercettibilmente di, che ne so, un millimetro, due millimetri. Se vedete che chiudendo il binding fa la piega, ridisfate questa, cioè fate la cucitura un millimetro prima, un millimetro dopo e lo rifate. Con la cucitura, con il binding in sbieco, questo problema non c'è assolutamente, viene perfetto, perché c'è il modo, andate a cercare i video, ve li ho fatti, c'è il modo per non avere questo errore. Allora, io adesso cerco di andare perpendicolare allo spillo, lo tolgo perché mi dà fastidio, togliamo anche questi che mi sono già bucata, piano piano la cucitura deve essere perpendicolare. Come faccio a capire di farla perpendicolare? Anche qui questi due tessuti devono essere appaiati, cercando di fare meno pieghe possibile. E faccio questo lavoro. Taglio, poi ce l'abbiamo una forbice? Sì. Allora, io devo comunque fare una prova di aver fatto giusto. Non taglio a filo del mio quarto di pollice, perché poi se devo allargare ho troppo poco, taglio un centimetro e mezzo, poi al limite rifilo dopo. Apro, questo lo sapete già, però ve l'ho spiegato tante volte. Apro, chiudo e faccio questo lavoro. In questo modo dovrei riuscire a tendere il tessuto e fare tutto senza piegoline. Ricordatevi che a volte mi viene una piccolissima piegolina impercettibile qui, ma quando poi giro la piegolina non c'è più. Quindi, ma questo è una cosa che vi viene dopo un po' che lo fate, una cosa che vi viene a occhio, però potrebbe essere che insomma dopo vi sembra di aver fatto la piega e invece effettivamente va tutto bene. Io adesso vado a fare il mio binding, a chiudere esattamente sempre con il mio quarto di pollice, esco, taglio, comunque taglio il filo e tutto quanto, tolgo gli spilli che avevo fissato, non c'è più niente, sì, ce n'è ancora uno, taglio, vabbè, tagliamo i due pezzi della cerniera, naturalmente pulite bene tutto, togliete tutti i fili. Qui avevo lasciato in abbondanza il mio laminato, quindi taglio anche lui, taglio la cerniera. Come sono messa? Ah, va bene, taglio la cerniera, taglio tutto, questo lo rigiro, guardate,
Che bello che è questo e che bello e che brutto senza binding. Per carità, qui con un po' di pazienza riesco a farlo uscire, ma questo è molto... Diciamo che preferisco quello col binding, e lo dico io. E lo dici tu. È un lavoro più rifinito, più bello. Allora, faccio tutto il giro, quindi, vabbè, fatto, chiuso è così, in questo modo io ribatto questo, in questo modo ribatto questo, vado a prendere i miei due gancetti e ho fatto la chiusura, quello che sarà poi per la borsa, e insomma non è tanto bello finito così, ma le ultime due volte sono riuscita a finire il progetto perché me lo sono imposto, ho detto non posso avere tutti i progettini delle dirette finite. Guardate, questo è il portatorta. Ancora, ci credete che devo cucire da qui fino a qui? Lo facciamo dopo. Mi obblighi a farlo da qui, dove c'è l'ago, fino... Ma neanche, guarda, fino qui. Ma allora, ci metti 3 secondi. Queste sono... No! Anche queste. Ma fa la macchina. Vabbè. No, non puoi fare la non macchina. Non posso fare la macchina. Sì che puoi. Perché... No, che non posso. Ah, perché già. Qui è double fast. Anche questo è un... Sì, queste sono cucite. Anche questo è un progetto di una diretta tipo un mese fa, un mese e mezzo fa. Potete andare a ricercarle nella pagina. Prima o poi farò anche il canale su YouTube, chissà quando. Ce l'ho già, quindi probabilmente ce l'hai. Ero già stata capace, sì. Ero già stata capace di farlo. Comunque, vabbè, quello sarà magari una cosa che faccio durante le ferie. Volevo dire un'altra cosa. Questo sul sito non c'è ancora né kit né carta modello, ma lo farò magari nelle ferie. Di quello c'è il cartamodello, di questo ci sarà il cartamodello, delle bavaglie ci sarà il kit, fra un po' arriveranno tessutini diversi, sto... Delle bavaglie? Ah, le bavaglie, le bavaglie, quelle della scuola di... Porta pannolini e tutto quanto. Sto piano piano mettendo anche le bavaglie nascita, quelle da ricamare appunto croce. Ho ancora 5 o 6 tessuti da mettere degli ultimi arrivati, gli altri... Vabbè, chiedetemi foto. Cioè, nel senso che se avete bisogno, voglio un tessuto con le macchinine, mi mandate un messaggio e me lo chiedete e riusciamo a... Insomma, io vi faccio vedere le foto. E basta! E come direbbe Cinzia? Dove siamo e dove siamo? Cinzia! Cuore di stoffa, Viale Vittorio Veneto 36 a Borgosesia. Il bar sta aprendo. Qui si sta al freschissimo. Dovete solo venire a trovarmi. Ricordatemi, oggi le signore in zona... Passate che c'è la prima giornata del Market Garden, così vi spiego tutto e vedrete anche due signore, se non si sono squagiate venendo in macchina per il caldo. Squagiate, però, squagiate, diciamo cosa vuol dire. Sciolte, sciolte. Boh. E le vedrete già lavorare, perché loro hanno già comprato un po' di tessuti e stanno già lavorando sul primo blocco che è, beh, naturalmente il più lontano, che è questo. Ma io sono stata più brava. Perché io questo l'ho praticamente quasi finito. No, ci mancano tutti gli esagoni che sono così. Vabbè, il primo blocco, poi ci sarà il secondo, il terzo. Comunque, le signore che sanno già fare patchwork, sarà un lavoro abbastanza lungo ma molto facile. Le signore che non lo sanno fare potrebbero innamorarsi di questo progetto. Lo so che l'avevi già fatto vedere prima, ma lo rifacciamo vedere di questo progetto e dire ok, io voglio impegnarmi e voglio imparare questo. Si impara un po' di tutto, dall'applicazione al ricamo al patchwork, ed è una cosa che ci si fa qui divertendosi. Logicamente, se qualcuno ha bisogno un po' più di tempo, posso seguirle diversamente, quindi con altre lezioni aggiuntive, ed è un modo per stare assieme, soprattutto quando farà un po' più fresco e quando farà più freddo. Quindi, e quando avremo bisogno di un'altra punta. Chiudiamo qui, così smetto di dire scemate. Chiudiamo. Grazie, salutiamo Barbara, tutti. Grazie a tutte. Alla prossima. Ciao a tutte. Ciao.